Se volete acquistare account moddati per GTA 5 a basso costo, passate su Moddinglantia, link in descrizione. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Ragazzi, oggi vi dirò come entrare nella casa di Michael. Adesso starete dicendo: Alex, ma ci sono già i sistemi per entrare. Ragazzi, allora, la Rockstar ha patchato i vecchi sistemi. Prima, ragazzi, c'era il sistema per entrare dal balcone, se non mi sbaglio. Non mi ricordo se era il balcone che sta là sopra. Però, ragazzi, si entrava tramite il balcone. La Rockstar ha patchato tutti i sistemi per entrare, perché giustamente non si può entrare online. Però, ragazzi, in questa patch, nella patch 1.33, su PlayStation 4 e credo anche su Xbox One, non so su Play 3, provateci. Niente ragazzi, si può rientrare, c'è un nuovo sistema per entrare, è facilissimo, è davvero semplice. Ovviamente dentro sarete immortali e magari la gente magari non sa come entrare, però voi starete lì dentro camperati tipo Wallbridge, raga. E chiaramente si può pure entrare nel garage, se non mi sbaglio. Ragazzi, cosa dobbiamo fare innanzitutto? Non si entra davanti, ma si entra da dietro. E ci rechiamo dietro, ragazzi. Ragazzi, precisamente in questo punto dobbiamo cliccare R1 con il dito e dobbiamo metterci così. Guardate ragazzi che già c'è il braccio che è mezzo dentro. Quando il braccio è mezzo dentro, capite che il glitch, diciamo così, sta funzionando, che il metodo sta funzionando. Ora ragazzi, cosa dobbiamo fare? Per entrare dentro dobbiamo accettare in pratica un'attività di qualsiasi persona. Se non ce l'avete ragazzi, richiedete un'attività a Martin, a Gerald, quella gente lì. Io ragazzi ce l'ho già qui, quindi la faccio tranquillamente. Clicchiamo su X ragazzi. Questo ragazzi è il classico sistema. E aspettiamo che vi hosta la partita. Ora ragazzi dobbiamo uscire e magicamente in pratica ci spawnerà dentro. Ok ragazzi, magicamente siamo entrati dentro. Ho aspettato che il caricamento finisse e ci ha teletrasportato magicamente dentro. In pratica ragazzi adesso non possiamo uscire a meno che non ci uccidiamo. Però se non mi sbaglio possiamo pure andare nel garage. No, il garage è chiuso, non avevo controllato prima. Io pensavo che si potesse andare. Niente raga, possiamo farci tutto il giro della casa. Qua nessuno può entrare a meno che non faccia quel glitch. Possiamo entrare nella camera della figlia. Poi nella camera di Michael e anche nello spogliatoio, raga. Poi ci sono chiaramente le porte, quelle misteriose, dove non si sa che cosa c'è in quelle porte. Poi nella camera del figlio con la televisione chiusa. Non so se possiamo usare il computer, vediamo. Sì, ci fa pure usare il computer, ragazzi, per la miseria. Pure qua sotto, pure. E possiamo anche andare nel bagno, infatti, raga. E niente, raga, funziona, quindi funziona. Se per caso a voi non funziona la prima volta, vi consiglio di cambiare sessione, nel senso mettetevi sempre nella sessione privata e se per caso non vi spawna dentro ma vi spawna fuori, in pratica, ricambiate sessione e mi raccomando, quando vi mettete al muro con R1 cercate di mettere la faccia del vostro personaggio sempre verso la porta, diciamo, di Michael. Perché così dovrebbe anche funzionare meglio, diciamo. C'è più probabilità che funzioni. Ma di regola, raga, funziona al primo colpo. Perché a me è andato al primo colpo. Quindi, per questo video è tutto. Ditemi se vi è servito comunque questo glitch. Se non mi sbaglio, prima non si poteva più entrare perché l'avevano patchato il glitch qua per entrare qua dentro. Niente, raga, per questo video è tutto. Superiamo i 150 mi piace. Lasciate un like, iscrivetevi al mio canale, condividete questo video su Facebook, su tutti i social network. Niente raga, per questo video è tutto e noi ci becchiamo al prossimo video. Bella ragazzi.